Ferrante, lei oggi è venuto qui per vedere qual è la situazione in via Marconi per quanto riguarda quelle persone che come lei sono costrette a muoversi sulla carrozzina. Quali sono i problemi emersi? Avevamo già denunciato questo scempio mesi fa. Non è cambiato nulla, ci troviamo di fronte a una situazione totale di fuorilegge. Siamo completamente fuorilegge. Qui c'è una violazione costante dei diritti umani. Abbiamo pendenze che superano le norme previste per l'accessibilità, abbiamo la banchina di fermata che non consente assolutamente né di salire e né di scendere dall'autobus perché non ci sono assolutamente, non c'è lo spazio necessario, non ci sono i cordoli per la sicurezza, rischio di cadere in mezzo alla strada e di farsi male, impossibilità addirittura anche a attraversare questa strada. Noi ci saremmo aspettati un allargamento del marciapiede. Se vediamo il marciapiede lato Monti, praticamente ha una misura che consente ad una sola persona di percorrerla. Quando due si incontrano, chiaramente uno deve indietreggiare. Insomma, la qualità della vita in tutta questa zona di Pescara è veramente decaduta e i disabili qui ormai non possono più venire, non possono andare in farmacia, entrare in un negozio, andare dal proprio medico, dal dentista. Ci troviamo di fronte a questa situazione drammatica. Noi vengono a pettine chiaramente in questo momento, non soltanto i semafori che sono in via di installazione, stanno appunto emergendo anche questi problemi che purtroppo erano stati annunciati e denunciati per tempo, ma che evidentemente non sono poi stati eseguiti da delle correzioni in corso. E oggi è emerso appunto che per una carrozzina diventa difficile prendere l'autobus, come purtroppo è stato già appunto denunciato. Sta emergendo che lo spazio ovviamente è insufficiente per ospitare tutto quello che hanno dovuto mettere dentro questo progetto e questo rischia di diventare un grande detrattore. È un problema, dobbiamo modificare sicuramente questo perché non è immaginabile che si costruisca una strada per tutti e invece una parte di utenza, almeno questa parte utenza, proprio non potrà neanche prendere l'autobus perché rischiano addirittura di capovolgersi le carrozzine. È stato anche detto, come già denunciato nel Consiglio Comunale Straordinario che facemmo su nostra richiesta ormai tanti mesi fa, che se si incontrano due carrozzine, ma anche due passeggini nei marciapiedi oppure sulle pensiline, uno deve scendere. Questa cosa nel 2022 è davvero indecente e purtroppo questo progetto più si va avanti, questa nuova Viale Marconi voluta dal centrodestra, più si va avanti, più fa vedere quanto sia davvero un progetto sbagliato.